Noi non possiamo stare tutto agosto a discutere di una stronzata elettorale di Berlusconi. Non possiamo, non è civile, non è serio per le persone che stanno male. Diciamo che c'è la crisi più universale e grave di tutti i tempi e togliamo l'IMU a chi la può pagare. Noi non possiamo fare il contrario di quello in cui crediamo. Possiamo fare delle piccole cose sulle quali siamo d'accordo con gli altri. Piccole, poche. Io penso che noi abbiamo sbagliato a non chiedere anche sull'IMU chiarezza da subito. Addirittura Berlusconi parla di un patto ieri, no, ne ha parlato ieri, dice abbiamo fatto il governo perché c'era un impegno sull'IMU. Spero che non sia vero, se fosse vero sarebbe una tragedia, perché noi l'IMU alle persone che possono pagarla, che sono benestanti, non la vogliamo togliere, è un momento di emergenza e ci mancherebbe di fare uno sconto a chi può permettersela. Il PD è sotto ricatto del PDL sulla questione dell'IMU? No, non lo so, ma non finisce così. Il problema è che anche sull'IMU ne discutiamo tutto agosto, per cui sarà davvero il romanzo da ombrellone leggere le continue dichiarazioni di questo e di quello sull'IMU. Io avrei preferito chiarezza fin dall'inizio. Come potete immaginare, il tempo è un fattore importante alla politica. Sapere quando è il congresso non è una cosa banale. Cioè, mi aspettavo qualcosa, mi aspettavo una data sulla quale non aprire un dibattito, ma che si votasse una data definitiva, no, rispetto alla quale organizzarci. Io vorrei che quest'estate portasse un po' di consiglio al Partito Democratico. Lo statuto prevede che il congresso si faccia subito dopo le dimissioni di un segretario, che nessuno pensi di cambiare le regole in corsa, perché altrimenti tutti pensano che le abbiano fatte per impedire a Fausto di candidarsi. Rimandarlo sarebbe una follia totale, non voglio neanche immaginarlo. Avremmo dovuto già farlo il congresso, avremmo il nuovo segretario, potremmo presentarlo a Villalunga questa sera, invece abbiamo rinviato tutto di fatto, perché il 21 di settembre sapremo quali sono le regole e quale sarà anche la data. Non parteciperei al giallo dell'estate.